anche più su, lui così sei al sole. Perfetto. Così, sta un po' più su. Così, merci. No, lavora tranquillo, è tranquillo. Io tanto poi dopo loro mi tiro su di lui. Io sono pronto, quando volete. Celebriamo oggi la festa della liberazione, liberazione che 76 anni fa si identificava con la fine dell'occupazione nazifascista ed oggi si materializza in un'Italia libera e democratica. Un'Italia libera e democratica che non dobbiamo mai dare per scontata. In questo periodo ci capita spesso di lamentarci delle restrizioni alla libertà che per motivi sanitari dobbiamo subire nostro malgrado, ma che non sono niente se paragonabili a ciò che hanno subito i nostri nonni nel periodo bellico. I giorni scorsi, per curiosità, sono andato a rileggere i racconti di chi quel periodo lo ha vissuto e fa un certo effetto sapere che, oltre ai partigiani che hanno combattuto, anche i civili hanno subito violenze e situazioni per oggi per noi inimmaginabili. Giovani donne arrestate e incarcerate, contadini che durante i normali lavori di campagna convivevano con quotidiane raffiche di mitra o colpi di mortaio, caserme dei carabinieri trasformate in prigioni e così via. E sconvolge ancora di più collocare tali episodi in luoghi dove oggi noi viviamo serenamente e godiamo della libertà e della democrazia per cui tante persone hanno combattuto e sono morte. Uno di quei luoghi è sicuramente Trouville, scenario di terribili atrocità che hanno segnato indelebilmente la memoria della comunità. Pochi giorni fa il Consiglio Comunale di Car ha approvato all'unanimità la decisione di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessagli per volere del regime nel 24. Atto doveroso nei confronti di tutte le vittime del nazifascismo. Provvedimento questo ben accolto dalla moltitudine, ma per qualcuno considerato un modo per cercare di cancellare la storia. L'intento di questo atto è stato proprio quello invece di mantenere viva la storia, cercando di ricordare quotidianamente, soprattutto alle nuove generazioni, quanto accaduto 70 anni fa in questi luoghi affinché non possa mai verificarsi più. Buon 25 aprile. Yeah.